I frutti del diavolo sono dei frutti che, se mangiati, possono conferire i più svariati poteri. Dal far apparire dei vestiti a coloro che hanno una pietra sulla testa, all'evocare tempeste apocalittiche dal nulla. Quello che faremo oggi è classificare quelli che, secondo il mio parere personale, sono i 15 frutti del diavolo più potenti in One Piece. Attenzione però! Nel video non considererò le abilità dei frutti totalmente annullabili dall'Haki. Quindi, bye bye Sugar. Numero 15. Toritori no Mi. Il Toritori in modello fenice è posseduto da Marco la Fenice. E questo Zoan mitologico, incredibile ma vero, permette di trasformarsi in fenice. Non è chiaro se esista una forma ibrida, visto che Marco a volte trasforma interamente alcune parti del suo corpo mentre altre rimangono normali. L'abilità più potente di questo frutto sono le fiamme blu della resurrezione. Con esse Marco può avvolgere il proprio corpo rigenerando le ferite e può utilizzarle per curare gli alleati. Hanno infatti permesso di rallentare l'avanzata del virus di Queen durante l'assalto di Onigashima. Le fiamme della fenice, inoltre, possono danneggiare persino il fuoco, come visto con l'Omi Prometheus. E ricordiamo che soprattutto grazie ai poteri del Toritori, Marco è riuscito a tener testa a King e a Queen contemporaneamente. Numero 14. Ie Ie no Mi. L'Ie Ie è il Roger del Ghiaccio attualmente in possesso di Kuzan e attuale decimo capitano titanico della ciurma di Barbanera. L'Ie Ie permette al possessore di trasformarsi in ghiaccio, crearne un'enorme quantità e manipolarlo a piacimento. Kuzan è riuscito a congelare un gigante, un re del mare e diversi chilometri quadrati di acqua di mare. Non è chiaro se sia dovuto al risveglio, ma la potenza di questo frutto è stata in grado di cambiare permanentemente metà isola di Punk Hazard, trasformandola, in quella parte, in un'isola invernale. Grazie a questo frutto, Kuzan ha una dote che in pochissimi hanno. Può infatti viaggiare in mare anche senza una nave, congelando uno strato della superficie dell'acqua su cui passerà con la sua mitica bicicletta. Utilizza il ghiaccio anche per creare delle armi da battaglia, come una spada. E la potenza di questo frutto l'abbiamo potuta notare recentemente, quando, soprattutto grazie ad esso, ha ferito seriamente Monkey D. Garp, lasciandolo in uno stato di semi-congelamento. Numero 13. Zushi Zushi no Mi. Il Zushi Zushi è in possesso dell'ammiraglio Fujitora. Questo paramiscia permette al suo possessore di manipolare le forze gravitazionali. Il raggio d'azione può potenzialmente estendersi a vaste aree, persino a intere isole. È possibile aumentare drasticamente la gravità intorno agli altri, schiacciandoli sotto un'immensa pressione. Il possessore può controllare la direzione della gravità, generandone una orizzontale per attaccare con forza. È inoltre possibile sfruttare il potere in funzione difensiva, creando campi di gravità per respingere gli attacchi. Fujitora può anche usare la gravità per attirare gli oggetti verso di sé, come per i meteoriti che attira e poi scaglia verso i suoi avversari. Ma può controllare anche gli oggetti che lo circondano, come con le navi su cui viaggia per spostarsi più velocemente, o le rocce per usarle come piattaforme mobili. Numero 12. Uo Uo no Mi. Modello Seiryu. Calmi, 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 calmi. So che questa posizione potrebbe indignarvi, ma aspettate di capire il perché della 12ª posizione. Questo Zoan mitologico permette al possessore di trasformarsi in un drago blu orientale e nella sua forma ibrida. Conferisce un rivestimento di squame durissime, che combinano difesa impenetrabile e forza inaudita. Nella sua forma drago può utilizzare diverse tecniche, come sputare fuoco, creare nuvole e far volare isole. Può generare anche delle onde d'urto taglienti, e la povera Kiku ne sa qualcosa. La forma drago è abbastanza ingombrante, infatti Kaido prediligeva la forma ibrida quando doveva combattere contro avversari ostici. La posizione così bassa in classifica è dovuta al fatto che gli Zoan, che non siano relativi alle divinità umane, credo abbiano una posizione più bassa rispetto a questi ultimi. Ma capirete meglio più avanti nel video. Aspettate. Numero 11. Pad Pad no Mi. L'attuale possessore è Bartolomeo Kuma. Questo paramiscia dona la capacità di respingere oggetti, persone e persino l'aria. Può inoltre trasformare cose intangibili come il dolore, la fatica o i ricordi intangibili,
potendoli trasferire agli altri. Per farlo, Kuma li estrae dai corpi sotto forma di sfere a forma di zampa, aventi diversi colori. Il possessore può sfruttare l'abilità di deviazione per spostarsi rapidamente, utilizzandolo su se stesso. Con l'Ursus Shock, Kuma crea una bomba d'aria compressa, accumulandola tra le proprie mani e poi scagliandola verso il nemico. L'energia sprigionata da tale attacco è tale da ridurre tutti gli edifici di Thriller Bark in macerie e da ferire seriamente Odd Junior, un gigante antico. Il grande limite di questo frutto è però che è utilizzabile esclusivamente tramite le mani, che se occupate inibiscono il possessore. Siamo nella top 10, signori! Da adesso in poi il livello si alza nettamente. Numero 10. Gorogoro no Mi. Il Roja del Fulmine attualmente in possesso di Enel permette all'utilizzatore di trasformarsi, generare e controllare i fulmini. Ciò comporta una maggiore potenza nella forza e nella velocità. Può essere usato anche per scopi medici, infatti nel caso in cui si subisca un danno significativo, il possessore può utilizzare l'elettricità per far ripartire il proprio cuore. Enel, grazie al frutto, riesce a captare le onde elettromagnetiche delle voci che attraversano l'aria, riuscendo a sentire le voci anche a chilometri di distanza. Il possessore può controllare il voltaggio dei suoi fulmini, arrivando ad un massimo di 200 milioni di volt. Il frutto è però debole alla gomma, essendo la gomma un isolante. Difatti, chi utilizza la gomma può colpirlo anche senza l'haki dell'armatura. Numero 9. Magu Magu no Mi. Il Roja del Magma è posseduto dal grande ammiraglio Sakazuki e gli permette di trasformarsi, generare e controllare il magma. Il frutto conferisce un ampio ventaglio di tecniche offensive fatte di magma, ma può anche essere utilizzato a scopo difensivo. Infatti, chi si avvicina al corpo del possessore rischia di ustionarsi. Il magma consente a Sakazuki di bruciare, fondere e distruggere qualsiasi cosa si trovi sul suo cammino. Infatti, tra tutti i frutti del diavolo, si dice che quello di Sakazuki offra la maggiore potenza d'attacco. Una tecnica sviluppata da Sakazuki consiste nell'ingrandire le sue braccia per scagliare in avanti i giganteschi pugni di magma. Il possessore può fondersi attraverso qualsiasi cosa trovi sul suo cammino, persino scavare un tunnel nel terreno e può volare brevemente usando oggetti di magma. Per lui vale lo stesso discorso di Kuzan su Pack Hazard. Numero 8. Soru Soru no Mi. Questo paramiscia permette al suo possessore di afferrare le anime delle persone, a patto però che la vittima designata provi paura. Può sottrarre la durata della vita della vittima per un ammontare a sua scelta, a partire da una piccola parte della vita residua fino all'intera vita rimanente, uccidendola all'istante. Una volta ottenute le anime, Big Mom può infonderle negli oggetti per dar loro vita, trasformandoli in esseri chiamati Omis, che agiscono come suoi servitori. Quasi tutto può essere trasformato in Omi, compreso animali, piante, cibo e persino cose intangibili come il fuoco e la luce. Tutto ciò che viene trasformato in un Omi acquisisce attributi simili a quelli umani, come la capacità di camminare e parlare. Le uniche cose che non possono essere trasformate in Omi sono le persone e i cadaveri. Il possessore può anche consumare la propria anima per diventare più grande e più forte, la cosiddetta Bigger Mom. Numero 7. Pika Pika no Mi. Il Roja della Luce posseduto da Kizaru permette al suo possessore di creare, controllare e trasformare il proprio corpo in luce. Tra le altre cose, permette di muoversi ed eseguire calci ad una velocità altissima, sparare raggi laser e accecare gli avversari. Trasformando il suo corpo in luce, il possessore può spostarsi sul campo di battaglia senza che i suoi nemici riescano a stargli dietro, a meno che non abbiano un haki della percezione sufficientemente sviluppato. I calci dell'ammiraglio permettono a Kizaru di infliggere danni enormi agli avversari, ciò per la velocità con cui vengono dati. Può anche lui creare oggetti della sostanza del suo frutto, come un'enorme spada. Numero 6. Ito Ito no Mi, modello Buddha. Questo zoan mitologico permette di trasformarsi in un gigantesco Buddha dorato. Il possessore ottiene un immenso upgrade delle sue capacità fisiche. Difatti, con un solo pugno, Sengoku è stato in grado di far crollare il patibolo di Marineford, nonostante il pugno sia stato attutito e bloccato dal ventre gonfio del Gear Third di Luffy e dal muro di candele
più forte dell'acciaio di Mr. Free. Può anche rilasciare un'onda d'urto dorata eccezionalmente potente, con una spinta dal palmo della mano, abbastanza forte da far volare a una discreta distanza la maggior parte dei pirati di Barbanera. Grazie, anche se non sappiamo quanto, a questo potere, Sengoku era uno dei Marines che rivaleggiava, non alla pari, con re dei pirati Goldie Roger. Inoltre, è uno dei due frutti Ito Ito, modello, divinità, attualmente presenti in One Piece. Dell'altro ne parleremo a breve. Siamo ai 5 frutti più potenti. Chi pensate siano gli ultimi frutti in classifica? Stoppate il video e scrivetecelo nei commenti. Numero 5. Ope Ope no Mi. Utilizzato da Trafalgar Law, permette di creare le cosiddette Room, sfere azzurrine all'interno delle quali il possessore può manipolare lo spazio, operando su qualsiasi cosa all'interno della sala operatoria, come un vero e proprio chirurgo. Può anche spostare cose e persone al loro interno. Tuttavia, non può spostare le persone con un forte haki, come visto mentre combatteva con Big Mom. Può anche scambiare cose incorporee, come le anime, mettendole in corpi diversi. È anche in grado di tagliare le cose a distanza senza danneggiarle e può attaccare parti del corpo viventi a oggetti inanimati. Una room può estendersi su un'area molto ampia, tuttavia l'utilizzatore non può spostarla una volta evocata. Law può usare il suo potere per generare energia elettrica, danneggiando gli organi interni dei suoi nemici. Il frutto può anche essere usato per scopi medici. Law può rimuovere completamente dai tessuti organici sostanze nocive o scansionare chiunque si trovi all'interno della room, in modo simile a una macchina raggi X. Il risveglio permette di evocare delle room applicate a oggetti specifici invece che a un'area designata. Con la Key Room, Law può far aderire una room in miniatura alle sue armi, che acquistano così la capacità di estendersi a piacimento, agendo direttamente sull'interno di qualsiasi cosa attraversino. Con A Room, Law è in grado di cancellare qualsiasi suono emesso dall'oggetto dentro la room. Avrete capito che il risveglio permette di aggirare uno dei maggiori punti deboli del frutto, ovvero la natura stazionaria del suo campo d'azione. Numero 4. Gura Gura no Mi. Questo paramiscia, posseduto un tempo da Barba Bianca e adesso da Teach, permette di provocare scosse di terremoto e generare potenti onde d'urto. Questo potere è considerato il più forte tra tutti i frutti del diavolo di tipo paramiscia. Viene detto esplicitamente che può distruggere il mondo intero. Il Gura Gura consente di scagliare onde d'urto incredibilmente potenti attraverso l'aria, creando crepe nella stessa. Chi lo utilizza può scuotere, rompere e inclinare il paesaggio stesso, provocando grandi terremoti e, nelle giuste circostanze, enormi tsunami. Barba Bianca poteva anche circondare la lama con una bolla di terremoto, aumentando notevolmente il suo potere distruttivo. Podio! Vediamo quali sono i 3 frutti del diavolo più potenti in One Piece. Ito Ito no Mi, modello Nika. Alla sua forma base, questo zoan mitologico conferisce al corpo del possessore le proprietà della gomma, permettendogli di allungarsi, rimbalzare, piegarsi e gonfiarsi in qualsiasi parte del corpo. Il possessore non può essere danneggiato da attacchi contundenti non impregnati di haki dell'armatura. Nika era il dio del sole, soprannominato anche il guerriero della liberazione, poiché è noto per aver liberato schiavi e portato il sorriso sul volto delle persone. Definito da Jupiter il potere più ridicolo al mondo, permette di combattere in qualsiasi modo si desideri. Luffy ha sviluppato delle tecniche che chiama Gear, con cui può accelerare il proprio flusso sanguigno per aumentare la velocità o ingrandire ossa e muscoli per sferrare colpi più potenti. Durante l'allenamento su C'è Nessuno ha imparato a combinare il suo haki con le abilità della gomma. Sto parlando del Gear 4, naturalmente. Una volta risvegliato, può conferire le proprietà della gomma all'ambiente che lo circonda, cosa che in teoria dovrebbe essere in grado di fare un paramiscia, e non uno zoan. Ma può influenzare anche le persone, come quando ha colpito Kaido e il pugno si è esteso oltre la sua faccia. Ci sono diverse caratteristiche che rendono questo frutto un unicum all'interno di One Piece, e ciò rafforza l'ipotesi che sia uno dei frutti più potenti.
medaglia d'argento per lo Yami Yami no Mi. Questo Roja permette al possessore di creare, controllare e trasformare il suo corpo in oscurità. A differenza di un normale Roja, il corpo dell'utilizzatore non diventa intangibile. Anzi, ogni danno subito è peggiore del normale. L'oscurità ha il potere di attirare le cose al suo interno, proprio come un buco nero. Una volta attirate, possono essere immagazzinate nell'oscurità del possessore, dove rimarranno intrappolate finché questi non deciderà di liberarle. Il potere più spaventoso del frutto, però, è quello di annullare i poteri dei frutti del diavolo di altre persone. Finché Teach mantiene il contatto fisico con altri utilizzatori di frutti del diavolo, è come se la vittima non avesse mai mangiato il suo frutto. E il gradino più alto del podio va a... il frutto di Im-sama. È vero, di ufficiale non sappiamo nulla, però diversi motivi mi fanno pensare che possa essere questo il frutto più potente. Abbiamo constatato dal flashback di Sabo che Im-sama non sia solo un despota, ma anche un temibile combattente. Può trasformarsi in una creatura massiccia, luciferina, in grado di mangiare letteralmente il fuoco e di attaccare con quella che sembra una coda a forma di punta di freccia. Con essa ha ferito gravemente Sabo, possessore del Meramera. Dunque, o ha ricoperto di Aki la coda, o il frutto permette di superare l'intangibilità dei Roja. Pensiamo un attimo ad una cosa. Im-sama e Joy Boy si sono sicuramente già affrontati nel passato, e chi ne è uscito vincitore è colui che si erge al di sopra di tutto e tutti, Nerona Im. Penso che questo frutto sia lo speculare di quello di Luffy. Laddove l'Ito Ito modello Nika porti il sorriso e la gioia, il frutto di Im, che penso chiamarsi Ito Ito modello Lucifer, porta zizzania, disgrazia e sofferenza. Insomma, l'eterna lotta tra il bene e il male. Ma mi sono dilungato anche troppo. Vi chiedo quali sono i vostri 15 frutti del diavolo più potenti e vi do appuntamento alla prossima qui su My Anime Academia. Sayonara. Bene picciotti, il video termina qui, speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!